Allora, partiti, qua siamo nella tappa del Tour 2014 al Dante Café con i Crisma. Ciao Cristina e ciao Maurizio, benvenuti su Mantra Sound. Ciao a tutti, ciao. Mantra Sound. Allora ragazzi, siamo qui per praticamente dire che siamo alla seconda tappa di questo Tour 2014 che voi avete iniziato la scorsa settimana al Velvet in Costa Adriatica il 18 gennaio per partire in questa tournée appena cominciata. Quindi ragazzi, noi non vediamo l'ora di ascoltare le nuove perle e anche il vostro revival. Sì, ok, ok, cercherò di fare del mio meglio, diciamo così. Allora, dobbiamo partire dal passato, sinceramente bisognerebbe tornare da quel 77, no? Che in questo Chinese Restaurant che scosse un po' la rivoluzione musicale, perché bene o male succedeva qualcosa, no? Con un nesso in quel momento, noi sappiamo, no? L'esploit del punk in Inghilterra, possiamo dirlo, come movimento, e in Italia succedeva cosa? Una vostra idea. Chi me la racconta? Maurizio? Sì, fagliela raccontare a lui. Era il periodo del pensiero, della voglia di cambiare delle sonorità, delle situazioni anche mentali che si trascinavano da troppo tempo. E abbiamo fatto questa musica. Sai che cos'è? Che noi abbiamo fatto solo musica, non è che abbiamo pensato a tutto quello che stanno dicendo loro adesso, parlandone dopo. Ma questa è la spiegazione di cosa abbiamo fatto. Allora, intanto partiamo, possiamo dire, dal nome, no? Come ne parlavamo prima. Crisma è un acronimo appunto dei vostri due nomi. Sì, Cristina CHR era Cristina il mio nome, che in Italia era già diventato Cristina, però io c'avevo il CH. Abbiamo attaccato il ma, abbiamo anche provato a fare il contrario, ma Chris, ma sembrava un po' troppo macrono, cioè okay. Non era così. E allora è venuta fuori così, insomma. Siamo crismatici senza saperlo. Poi, sì, poi c'era un video che ci scannavano per gli Hare Krishna. Sì, infatti. Addirittura. Sì, infatti gli Hare Krishna, un giorno il capo degli Hare Krishna ci ha telefonato in casa e ci ha detto: ragazzi, Hare Krishna, anche se voi dite male il suo nome, sì, avrete un posto nel paradiso. Sì. Che non era sulla terra, però dove era? Su Orione, su qualche altro posto. Però vi davano uno spazio, sì, su Orione, è bello. Sì. Cioè. Beh, spero di andare a finire su Orione, okay. La prossima vita, sì. Allora, e quindi possiamo un po' anche raccontare al pubblico di oggi, no? Perché adesso sta partendo questa tournée, un po' le novità che avete in programma. Io so di un progetto, non so se ne vuoi parlare, però bene o male hai delle idee, no? In atto come progetto Crisma per il futuro. Io so qualcosa, ora non so se vuoi accennare, Maurizio. Beh, le idee si muovono per quello che... Come hanno le gambe, insomma. Devono averne tre di gambe, se no non stanno in piedi. Comunque abbiamo un documentario da fare, abbiamo una Crisma TV da rifare via web, abbiamo... Che siete già sui canali satellitari, però. Sì, il nostro è stato in canali satellitari, adesso c'è dall'altra parte del mondo e basta. Cioè Hong Kong, questi posti così, e la Crisma TV non c'è più qui da noi, però abbiamo parecchie cose che vediamo cosa viene fuori, perché sai, ne fai 40 e una avrà un successo, no? Certo. Cioè, anche 38 puoi farne, non è che devi farne proprio 40. Allora, quindi noi siamo tutte orecchie per ascoltare appunto i Crisma dal passato sino ai giorni nostri, e proporrete che brani in queste date? Beh, dipende sempre da come sentiamo il pubblico. Anche a grande richiesta.
Beh, sì, a grande richiesta gli fai sempre, sì, fai delle, comunque fai già delle cose che sono, cioè che sai che il pubblico vuole. No, come idea, cioè il Menichissis lo facciamo sempre, il 5 minuti e poi, siccome ce l'hanno già chiesto, gli abbiamo messo in scaletta, insomma... Lola, come sempre. Sì, vabbè, ci abbiamo un casino di album da raccontare eventualmente, cioè c'è solo da spulciare tra i pezzi. Certo. Allora, io volevo chiedervi una cosa... La musica di oggi, no? Voi eravate già come... No, no, vabbè, dai, torniamo a voi, no? Torniamo di nuovo in quegli anni, quando voi avevate già una visione musicale particolare e creavate questa innovazione. Ora, nel 2014, dove i generi non si capisce più, no? Magari si studia la musica, si intraprende all'ascolto e si dà un giudizio personale. Secondo voi, dove sta andando generazionalmente la musica giorno d'oggi? Ovvero Maurizio Arcieri, Cristina Moser, ascoltando i nuovi generi, dove si collocano? Oppure anche dare un giudizio sulla nuova generazione che affronta questo percorso? Parla tu, Arcieri. Domanda un po', dai, me la son tenuta... Schifosissima. Beh, la musica che ascolto adesso in giro non mi attrae... molto, però sto attento se ci sono dei guizzi, delle scintille, e c'è qualcosa nella direzione in cui vorremmo, dico due nomi, ad esempio i Metric e i Churches, sono due gruppi che... Tante volte sì, beh, io non conosco perché... Sì, beh, questi sono per dire delle cose, no? Ognuno c'ha i suoi, no? Ce n'è talmente tanti. Questi sono delle indicazioni, ad esempio. Però vi affascina sempre di più la scena nazionale o anche sempre estera a livello? Cioè cercate sempre... No, ma le scene sono tutte belle, dipende cosa fanno. Cioè, certo. Se c'è un pezzo italiano decente, sono la prima a essere contenta. Sia dal melodico all'elettronico. Sì, sì, perché la musica è musica, non è. Cioè, non, io quando ci hanno dato dei punk, io non ho mai capito perché ci abbiano. L'etichetta è sempre così, no? Vieni. Sì, etichettano con un nome una cosa che invece ha un altro senso ed è musicale. Sì, 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 okay. Cioè, le parole non corrispondono a quello che tu fai. Almeno quello che noi abbiamo fatto. Ho capito. Sì, perché magari quando etichettando su un genere, soprattutto magari dire punk, che poi magari il punk di per sé in Italia è sempre esistito a livello nel sobborgo, nell'underground. Però voi magari perché avete avuto questo exploit anche di successo per il streaming, perché mi ero media. Tagliato i capelli cortissimi perché mi avevano dato della femminista, perché avevo i capelli fluffy. Le femministe mi avevano dato della donna oggetto, scusa, hai ragione. Perché ti eri tagliato i capelli? No, perché li avevo lunghi e floffosi. Ho detto, ma se è solo questo il problema, basta, io do un cambio. Cioè, ma chi se ne frega? Tra l'altro è molto più comodo avere i capelli corti. Certo, parli con me che... Cioè, vabbè, cioè, perché per comunque comodità. Li hai, perché sì, c'è brava, anche gente brava, che non ne ha. Per scelta, ok. Quindi il Crisma Tour 2014, noi siamo tutti orecchie per ascoltare appunto qui al Dante Caffè, domani sarete in Genova, poi ho visto che andrete anche a Gioia del Colle, a Bari, sì. Quindi è una tournée che si sta progressivamente allungando. Al sud perché certo. No? E speriamo con nuove date che arriveranno in programma. Ma naturalmente. Dobbiamo ricordare che siamo con questa staff di videoriprese che anche stanno riprendendo questa intervista, che li salutiamo, sono molto attivi, arrivano dalla Svizzera, dobbiamo dirlo, no? Sì, li portate in tutta la tournée. Uno è italiano però, cioè Davide è italiano. Che sta anche sul confine, ci ha detto. È anche un po' terrone, se vogliamo discuterne, per questo ci piace. L'altro è svizzero, l'altro è il mio compatriota, Nico. Ok ragazzi, quindi noi vogliamo un motto dai Crisma e poi andiamo anche a intervistare, ad ascoltare questa
la supporter band, i CNST, e intervisteremo anche loro, e quindi ci lasciate con un vostro motto? Sempre fedeli, tipo nei secoli. Fedeli alla linea. No, okay, sembrava un po' lei, sembrava un po' una cosa dei carabinieri. Sempre fedeli. No, perché meno cioè, male, dobbiamo immortalare i Crisma che lanciano il video messaggio sul web. Qui. Il motto può, cosa può essere? Aspetta. Dateci, mandate la pubblicità e ve lo diciamo fra 10 secondi. Ok, diciamo. Consigli per gli acquisti allora. Sì, consigli. Consigli per gli acquisti. Che motto facciamo? Stop. Lo facciamo. Ah, aspetta, viva il dolcetto di Acquiterme! E ragazzi, così vi lasciamo dal Dante Caffè Crisma Tour 2014. Noi andiamo ad ascoltarli e ci vediamo sui canali del web su Crisma TV. Ciao a tutti, un bacio, many kisses. Uh-huh.